What's up ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con un nuovo setup. Sto parlando dell'ammazzapicchio. Innanzitutto penso che questo sia il nome migliore che mi sia mai uscito per un setup, perché è veramente bellissimo. E infatti questo setup è composto da ammazzadraghi e mazzapicchio di Orewing. Veramente un setup che non avrei mai pensato potesse funzionare e di cui adesso andiamo subito a vedere i perk. L'ammazzadraghi lo conoscete, l'arco esotico, abbiamo fatto anche la recensione, che però ho rivalutato molto nell'ultimo tempo, mentre il mazzapicchio di Orewing è un'arma nuova di cui poi vi parlerò un attimino più con precisione. Però adesso andiamo subito a vedere i perk. Abbiamo un telaio leggero, quindi un lanciagranate con colpo singolo con detonazione a distanza. Tieni premuto R1 per sparare o rilasciare per detonare, quindi come al solito perk di ogni lanciagranate a colpo singolo. Dopodiché abbiamo tre tipi di tubo da lancio: ammortizzamento, quest'arma bilanciata per il rinculo verticale controlla notevolmente il rinculo aumentando la stabilità e la maneggevolezza; lancio rapido, il tubo di lancio fornisce proiettili veloce e mira notevolmente più veloce, aumenta notevolmente la maneggevolezza e la velocità del proiettile; e lancio limitato, i parametri di lancio sono particolarmente stabili, quindi abbiamo una riduzione della velocità e della maneggevolezza per un aumento di stabilità. Preferisco lancio rapido perché è molto più comodo avere un colpo veloce. Due tipi di granate: granate concussive, quindi sparare con quest'arma generano esplosioni che fanno barcollare i nemici, oppure granate accecanti, l'esplosione della granata acceca i nemici per breve tempo, riduce notevolmente l'area di impatto. In realtà non mi sembra sia vero, però vabbè, per sicurezza lasciamo granate concussive. Perk peculiare: fondimento ricaricante, l'arma riposta si ricarica automaticamente dopo un breve periodo, quindi molto buono in realtà come perk. Adesso andiamo subito a vedere questo setup, come se la cava in crogiolo, perché è veramente molto strano e ho tante cose da dirvi riguardo. Ok, allora, convergenza in controllo. Andiamo subito a parlare di questo set, perché come ho già detto c'è veramente tanto da dire. E sono due armi che non mi sarei mai aspettato di voler utilizzare, perché sono due armi oggettivamente non particolarmente forti. E inoltre il mazzapicchio l'ho scoperto semplicemente perché dovendo fare il kill di lanciagranate per la vetta, ho detto vediamo se c'è qualche lanciagranate secondario abbastanza buono, e il mazzapicchio si è presentato a me. Adesso vediamo se riesco anche ad utilizzarlo, perché non è per niente facile utilizzare lanciagranate primari. Ecco, poi quando li utilizzi spesso comunque, dicevo, non funzionano quando li utilizzi. Ecco, stavolta ha funzionato. Comunque, la lanciagranate secondario, che essenzialmente bisogna cercare di prendere dritto addosso al nemico, è l'unica difficoltà e bisogna fare un po' di partite, ma poi teoricamente dovreste riuscire ad abituarvici. È una cosa che io sinceramente preferisco utilizzare dalle corte distanze, infatti recupera molto rispetto all'ammazzadraghi. E quindi insieme riescono a fare qualcosa di buono. Ora cercherò di farvi vedere il più possibile lo stile di gioco degli archi, perché è molto molto interessante, in più con questo arco in particolare. Spallata. Con questo arco in particolare, dicevo, bisogna fare delle cose molto molto particolari. Quante volte ho detto particolare non lo so. E in più vorrei cercare di usare anche spesso il lanciagranate, perché ci sta, è molto molto bello. In realtà è strano da utilizzare e mi piace. Ecco, spesso succede che non uccide, e questa è una cosa che mi dà molto fastidio. Non so da quanto stesse suonando la sveglia, scusate. E penso semplicemente che sia un bug, perché i colpi esplodono solamente se prendiamo in pieno il nemico, oppure quando rilasciamo R1. Solo che io lo rilascio subito, quella cosa non riesco a usarla, quindi porca colonia, sono morto. Che culo. Ecco, vedete che questa cosa è l'unica difficoltà del lanciagranate, che se non prendiamo in pieno il colpo diventa inutile, quindi abbiamo praticamente buttato il gunfight. Per questo vi consiglio molto di utilizzarlo dalle corte distanze, perché è difficile sbagliare il gunfight. Mentre l'arco, ho trovato questo arco, soprattutto ho trovato molto comodo il suo utilizzo in squadra. Ok, questo l'ho preso. Molto comodo, dicevo, il suo utilizzo in squadra, perché se giochiamo in squadra, quindi non di team shot, però semplicemente giochiamo magari con qualcuno accanto, qui c'è una distorsione. Vedete, per esempio questa volta non è morto il tipo, è una cosa che mi dà alquanto fastidio. Voglio parlarvi un attimo di una specie di tattica che sono riuscito a trovare per cercare di mantenere la corda dell'arco praticamente sempre tesa. Questa sorta di tattica consiste essenzialmente nel mirare. Quando vedete che il colpo sta per cessare, la corda sta per smettere di tendersi,
voi smirate e rimirate subito. In questo modo la vi smirerà per una frazione di secondo, solamente che la freccia rimarrà praticamente sempre tesa. Questo set è, vi dico subito che è molto difficile da utilizzare, ma allo stesso tempo molto divertente, perché se riuscite a utilizzarlo vi divertite un casino. Questa cosa della corda è una sorta di glitch essenzialmente. Se voi mirate, smirate tanto da togliere la cosa e poi rimirate, la freccia teoricamente dovrebbe tipo riniziare a caricarsi. Però è una cosa un po' difficile in realtà, non ve la so spiegare, perché è una cosa che ho scoperto giocando, quindi è un po' difficile, dovete premere dei tasti molto velocemente. Ora questi ultimi 5 minuti mi ho un po' cazzeggiato per cercare di farvi vedere questa cosa. Oh oh, bella questa. Ok, prima partita non penso di aver giocato chissà quanto bene, però il set ragazzi è divertentissimo. Adesso vediamo subito e cercherò di giocare un attimino, di concentrarmi più sul gameplay nella seconda partita. Ok, cittadella, mappa anche più grossa dove dovrei riuscire a fare qualcosa di meglio. E una cosa che non vi ho detto è che lo stile di gioco dell'arco è molto molto particolare, essenzialmente perché bisogna avere sempre un riparo dietro cui andare. Dicevo, bisogna sempre stare vicino ad un riparo, altrimenti non si può ricaricare la freccia, perché come è logico che sia ci uccidono già praticamente quando cerchiamo di ricaricare la freccia. Comunque, questa cosa che mi avete appena visto fare, quella del quella sorta di tattica per la corda tesa. Ok, vedete che prendendoci un attimo la mano è veramente divertente giocarci, è anche abbastanza facile. Purtroppo non è per niente facile invece lanciare lanciagranate da queste distanze. Uccidere con il lanciagranate da lontano è fattibile, ma difficile. Questa l'ho proprio tentata malissimo, pertanto non ce l'avrei mai fatta. Fondina autoricaricante sul mazzapicchio è molto molto comoda comunque, perché ti ricarica i colpi praticamente sparando subito il primo colpo, rimettendolo a posto dopo pochissimo si ricarica da solo. Quindi con l'arco ragazzi non ve lo so descrivere sinceramente, è uno stile di gioco molto dinamico, a me piace veramente tantissimo. Ok, allora penso di aver capito com'è questa specie di tattica che vi dicevo. Dicevo, mirate, poi smirate, e appena smirate pigiate il quadrato e rimirate. Quindi è un tenete premuto R1, lasciate quadrato e premete R1. È una cosa molto veloce che però se riuscite a fare vi diminuisce di parecchio il tempo di carica. Ecco, per esempio queste cose mi danno un po' fastidio, quando io tiro il lanciagranate e quello non uccide. Un utilizzo in realtà molto buono anche dell'ammassa draghi è quello in competitive, perché non è un'arma che vince facilmente un gunfight, però è un'arma che è molto comoda con il gioco di squadra, perché come vi ho detto innanzitutto lasciate one shot gli avversari e poi i vostri compagni possono finirli con un niente, perché vedete qua con quanta vita li lasciate. E inoltre potete vedere dietro i muri, che è molto 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 comodo, anche se magari non sparate il colpo, però potete coordinarvi molto meglio con i vostri alleati. Zona di vantaggio è vostra. Ecco, vedete che il danno la massa draghi lo fa, assolutamente, qui l'ho one shottato, ok non l'ho ucciso io, ok. E quindi ragazzi, giocarci in gruppo è veramente molto molto comodo, perché appunto vi assicura praticamente qualunque kill. È come se faceste partire il gunfight di un vostro alleato, che mentre l'avversario è già un one shot. Questo mi sta inseguendo fortissimo.
No. Come l'ho ucciso? Madonna, perché sono caduto? Ma come l'ho ucciso? Cioè, a casissimo proprio. Il lanciagranate, ragazzi, queste cose non avrei mai pensato di riuscire a farle. Cioè, se ci prendete un minimo la mano, è veramente, veramente un'arma molto comoda e divertente da usare. Non penso di star facendo chissà che gran ratio, né chissà che gran numero di kill, perché comunque questo non è un set particolarmente forte o devastante, come può essere, per esempio, un'acqua passata ambizione del peggiamento. È un set sicuramente divertente, è un set difficile da usare, è un set diverso, che è quello che mi interessa di più a me. Ok, qui ci sono un sacco di colpi di lanciagranate. Oh, oh raga, sono diventato fortissimo con questo lanciagranate, vi giuro. Non avrei mai pensato di riuscire a fare queste cose. E quindi saluto Alta a questo proposito. Cucù. Ok, allora, penso di aver giocato decisamente meglio. Vediamo adesso, non lo so. Sicuramente mi sono divertito di più dell'altra partita, non so dirvi, questo è quello che penso. 22 e 2 di lato, beh, non male in realtà, pensavo peggio, dai, ci sta, ci sta. Dicevo, ragazzi, questo è il set, e non è un set particolarmente forte, né un set devastante, come ho già detto, può essere una coppa passata ambizione nel pagamento. È un set sicuramente divertente da utilizzare, con le lanciagranate è praticamente certo che all'inizio vi troverete male, perché veramente mi sono trovato malissimo anch'io. Però vedete che una volta che iniziate a utilizzarlo un attimino, riuscite a fare delle cose molto molto divertenti e anche magari forti. Quindi niente, questo era il set, io ve lo consiglio ovviamente, anche se non è il set più forte del mondo. E detto questo, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la trollissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo un qua sotto in descrizione. E anche del bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.